tira più cara per banche, assicurazioni, autostrade e trafori. Lo prevedono due mozioni approvate dal Consiglio regionale che impegnano la Giunta ad aumentare l'aliquota dello 0,15% per banche e assicurazioni e dello 0,50% per autostrade e trafori. 7,4 milioni di euro il maggior gettito previsto nelle casse regionali. La Commissione Bilancio in sede legislativa ha modificato la legge sull'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Piemonte, IRES, che potrà lavorare per enti terzi e avrà nuovi compiti sulla valutazione dell'efficacia delle leggi. L'attività conciliativa del Corecom nel 2015 ha permesso di restituire 2,3 milioni di euro a cittadini e imprese piemontesi. Ciò è avvenuto grazie all'elevata percentuale di contenziosi risolti, superiore all'81%. Su un totale di 4.038 udienze portate a conclusione. Basta mezz'ora per uno screening gratuito al seno che può salvarti la vita. È il messaggio della campagna informativa di prevenzione realizzata dall'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, ANDOS, presentata a Palazzo Lascaris in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro. Hanno presentato un programma libero sulle note della colonna sonora scritta per il film Schindler's List. Charlène Guignard e Marco Fabbri, pattinatori azzurri su ghiaccio, sono stati ricevuti a Palazzo Lascaris a conclusione delle celebrazioni del Giorno della Memoria. Immagini scattate dal fotografo torinese Max Ferrero in alcuni ospedali psichiatrici giudiziari e manufatti realizzati dai giovani detenuti del Ferrante a Porti sono esposti nella mostra Nocchier che non seconda il vento, fino al 24 febbraio nei locali dell'URP in via Senale a Torino. 45 maschere di carnevale decorate da personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport sono esposte nell'atrio di Palazzo Lascaris fino al 12 febbraio. Il ricavato servirà a dotare la città di Santhià, sede del carnevale più antico del Piemonte, di alcuni defibrillatori.